Mister, fermo restando che un pareggio col Cesarano ci può stare, perché sappiamo tutti che è una buona squadra, ma quanto sei arrabbiato per come è maturato il gol del 2-2? Beh, no, ce lo siamo fatti da soli, poi c'è stato un insieme di situazioni un po' strane, insomma, il fallo non ho visto se fosse fallo, l'arbitro ha fatto riprendere il gioco nonostante il giocatore a terra, loro sono andati avanti e ci abbiamo preso gol. No, sono ammaricato perché dopo una partenza un po' così, 5-10 minuti, poi la partita l'abbiamo sempre fatta noi. Ma è lì la nostra colpa, è comunque che non l'abbiamo chiusa, perché 3-1 abbiamo sbagliato in più di un'occasione, siamo stati un po' superficiali, la traversa e tutte queste cose qua, loro non hanno fatto più niente. Poi chiaramente alla fine l'episodio lì, poi dopo hanno avuto ancora un paio di occasioni, alla fine nonostante non avessero provato niente, poi è uscito Saber, insomma sono saltate un po' tutte alcune situazioni che si stavano facendo dominare la partita fino a quel momento. E quindi insomma sono arrabbiato perché è una partita che era vinta, se non con un po' più di cattiveria e di attenzione non prendi il gol ma puoi fare anche il 3-1. Saber come sta? È uscito per infortunio o perché era stanco? No, è uscito perché la puntura ha finito l'effetto e avevamo 2-3 giocatori. Questa settimana non ci ha dato, la fortuna non ci ha dato una mano, perché comunque una settimana senza giocare avevamo giocatori in campo che con l'antidolorifico, lui, Silva, insomma, è uscito per quel motivo, se no non sarebbe mai uscito. Non ci sarà nemmeno Sentinelli fuori per squalifica? No, si viene squalificato, gli altri speriamo di averli tutti, dovrebbe rientrare anche Ruffini, speriamo. Quindi non sei preoccupato per Karate? Fatto no, so che il campionato è lungo, è duro e queste squadre ti possono mettere in difficoltà tutte, questo campionato. È successo un po' come l'andata, abbiamo pareggiato, andiamo avanti, dobbiamo pensare a domenica, ma preoccupazione niente, preoccupazione per tutti i giocatori, a disposizione, disponibili. Poi ce la giochiamo contro tutti e fino alla fine, perché comunque ripeto, il campionato è molto... Allora Stefano Franchi, un pareggio che vi lascia l'amaro in bocca per come si era messa la partita? Sì, ci lascia un po' di amaro in bocca perché stavamo gestendo bene la partita, poi abbiamo preso questo due pari che ci ha un po' spezzato anche un po' di entusiasmo, però guardiamo avanti, portiamo a casa questo punto che sicuramente è, anche se non dà il morale di una vittoria, però ci fa rimanere in serie positiva. Mi spiace non aver vinto in casa perché davanti ai nostri tifosi fa sempre piacere vincere, però siamo già adesso concentrati sulla partita di domenica a Karate. Cesarano che, ricordiamo, è quarto in classifica ed è una delle squadre che potenzialmente sia anche all'andata vi ha messo più in difficoltà. Sì, loro erano molto bravi a ripartire, soprattutto con i due davanti ci hanno creato le difficoltà, noi magari siamo peccati davanti dove magari alcune palle che sono passate in area potevamo far meglio. Cercheremo da domani di lavorare su queste cose, di sfruttare ogni palla che ci capita, perché non tutte le domeniche ti capitano 10 occasioni a partita, quindi dobbiamo essere bravi anche quando ne capitano solo 2 o 3 di finalizzare quelle. Si può dire che è stato un pareggio un po' ingenuo per Piacenza, per come è stato preso il secondo gol più che altro? Ma è un pareggio che magari si può dire ingenuo, però neanche fin troppo. Noi siamo dispiaciuti per questo pareggio perché i punti sono 1, ma potevano essere 3. Noi adesso dobbiamo guardare partita per partita e, come ti ho detto prima, siamo già concentrati a Karate, perché quello che abbiamo perso qua lo dobbiamo andare a recuperare a Karate.